Ben ritrovati carissimi amici di Cristiani Today, sono felice di essere oggi con il nostro ormai veterano amico Don Antonio Mattatelli, sacerdote esorcista della diocesi di Tricarico. Oggi parliamo di un tema diciamo molto interessante e lo vogliamo approfondire con Don Antonio, il tema degli UFO e della demonologia. Un argomento, diciamo che è stato ampiamente trattato anche da Don Giuseppe Tomaselli, sacerdote esorcista salesiano, per chi lo conosce, avrà letto qualche suo libro, siciliano tra l'altro, che ha vissuto dal 1902-1989. Ha scritto tantissimi libretti devozionali ed apologetici ed è morto in odore di santità. Intanto diamo il benvenuto a Don Antonio. Ciao Rita, è sempre un piacere rispondere alle tue domande, soprattutto perché so che non si semina invano quando si semina con te. Non solo, ma un terreno molto fertile di seminazione della parola evangelica e il web al giorno d'oggi. Quindi benedico con tutto il cuore l'apostolato che tu, Stefano e anche i tuoi due bambini fate attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di massa. Il Signore forse profeticamente disse una volta, quello che avete udito nel segreto, predicatelo dai tetti. E veramente tramite le antenne, una volta le antenne erano solo sui tetti, no? Tramite le antenne, tramite l'etere, tramite il web, si sono aperte vie inimmaginabili di evangelizzazione. Certo, anche il demonio lavora attraverso i social, i mezzi di comunicazione di massa. Pensiamo a quante incitazioni ad autolesionismo ci sono attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Pensiamo a quante immagini oscene e come è un problema anche la pornografia, no? Che dilaga soprattutto tra i minori tramite il web. Pensiamo alle fake news, alle false notizie. Però anche Dio si dà da fare, anche lo Spirito Santo passa, viaggia attraverso l'etere, attraverso il web, attraverso i siti e anche il blog Cristiani Today di Rita Sberna. Per cui ti ringrazio con tutto il cuore, carissima Rita, di queste interviste. E devo dire che l'argomento di oggi appassiona particolarmente. Tanti mi fanno domande circa gli UFO, unknown flying object, oggetti volanti non identificati. Gli UFO, parleremo degli UFO questa volta. Grazie Don Antonio. Allora, da molto tempo si parla anche di questi dischi volanti, degli UFO, tutta roba insomma che affascina la cultura moderna. Tu cosa ne pensi? Da tanto tempo, è vero, cara Rita, da tantissimo tempo, soprattutto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, e poi ci sono anche dei momenti di maggiore intensità in cui si parla dell'avvistamento di questi UFO, di questi oggetti luminosi, magari di notte oppure di giorno. Qualche volta poi si sconfessa la natura sconosciuta di questi oggetti, perché mi ricordo una volta, poco tempo fa, si scoprì poi che era un pallone quello che si pensava essere un UFO. Quindi, però ci sono dei periodi in cui è particolarmente serrato l'avvistamento di questi oggetti. Per non parlare poi di persone che asseriscono addirittura di essere in comunicazione con i presunti autisti, no, di questi oggetti volanti, di queste navicelle spaziali. Per cui veramente è un tema da affrontare al giorno d'oggi, tanto più che nel nostro tempo, che è un tempo particolarmente pieno di confusione, soprattutto per quanto riguarda il sacro e l'approccio alla religione, si fa così una sorta di minestrone
di vari elementi. Alcuni elementi li si prende dalle apparizioni della Madonna, per dire, altri elementi dalla spiritualità New Age, altri elementi così dal cattolicesimo popolare. Per esempio, forse non tutti sanno che c'è un filone di persone che si interessano agli UFO che ricollegano addirittura le apparizioni della Madonna di Fatima all'apparizione degli UFO, alla manifestazione degli UFO. Sono cose assurde, naturalmente, irrazionali, perché la Madonna dice chiaramente che è la madre di Dio, ma è un argomento importante. E bisogna assolutamente affrontarlo, anche per, soprattutto penso io, per gli operatori pastorali, ma anche per i semplici cattolici, il cattolico medio, diciamo, anche per non rimanere con la bocca chiusa quando ci si trova magari a contatto con queste persone che asseriscono di credere nella vita extraterrestre o nell'esistenza di intelligenze aliene. O addirittura pensano che ci sia un collegamento tra la religione e l'ufologia. Allora, qualche tempo fa, io addirittura lessi in un sito, su di un sito, che i grandi profeti o fondatori di religione, altri non erano che dei maghi intergalattici. Poi una volta vidi in televisione un personaggio abbastanza noto, soprattutto all'estero, ma anche qua in Italia, io non lo nomino, il quale appare più che trasfigurato, come sfregiato da strane stigmate, non solo alle mani e ai piedi, ma addirittura sulla fronte, una croce di sangue. A parte il fatto che il sacro, quando si manifesta, non sfigura mai. I fenomeni mistici non sfigurano mai, anzi rendono sempre più belli, nonostante magari la presenza di sangue, coloro che ne sono protagonisti. Lo Spirito Santo abbellisce, l'amore che abita nelle anime che appartengono a Dio si manifesta come bellezza, non è mai qualcosa di brutto, di orripilante, di sfigurante. Per coloro che vedono dal di fuori. Ebbene, questo personaggio, ripeto, abbastanza noto, abbastanza presente anche in televisione, asseriva appunto di essere in contatto con delle entità che si manifesterebbero come entità sacre, ma che in realtà sarebbero intelligenze aliene, extraterrestri. Per cui è importante affrontare questo argomento, soprattutto per vedere il rapporto tra demonologia e ufologia, tra UFO e spiriti cattivi, tra potenze sataniche e fenomeni luminosi o non che vengono riferite a manifestazioni extraterrestri. Don Tomaselli, tra l'altro, aveva detto in un'intervista che il demone aveva parlato proprio durante alcuni esorcismi degli UFO. A te, Don Antonio, è mai capitato che durante un esorcismo il demonio ti parlasse di questo? Sì, Rita, tu hai parlato di Don Giuseppe Tomaselli. Innanzitutto bisogna capire chi è questo Don Giuseppe Tomaselli. Don Giuseppe Tomaselli è stato un uomo morto in fama di santità, un uomo, diciamolo pure, eccezionale, appartenente ai Salesiani Don Bosco e che ha operato in Sicilia, a Messina. Ed è morto nel 1989. È stato tra i più grandi esorcisti del Novecento. È stato un uomo poliedrico, soprattutto uno scrittore spirituale. Ha scritto decine, se non centinaia, di libri, poco conosciuti dalla critica letteraria, ma diffusissimi a livello popolare, che hanno aiutato tanto la robustezza della fede in Italia nel secondo Novecento e continuano ancora adesso ad aiutare i cosiddetti millennials, cioè i ragazzi e i giovani e meno giovani che vivono in questi primi anni del terzo millennio a crescere nella fede cattolica.
E tra l'altro Don Giuseppe Tomaselli era anche egli stigmatizzato, amico di Padre Pio, una delle personalità mistiche, una delle personalità spirituali più importanti del nostro tempo, tant'è vero che è in corso il processo di beatificazione e canonizzazione. Perché è importante questo personaggio? Perché egli dice delle cose straordinariamente interessanti per quanto riguarda gli UFO. Egli dice che in diversi esorcismi, e i nostri ascoltatori, i nostri amici che ci seguono, non faranno tanta difficoltà ad andare su internet a leggere i resoconti dei suoi esorcismi, gli esorcismi di Don Giuseppe Tomaselli, salesiano morto in fama di santità nel 1989. Ebbene, in molti esorcismi, dice Don Tomaselli, il diavolo ha ammesso che la maggior parte dei fenomeni cosiddetti UFO, quelli che noi chiamiamo manifestazioni di extraterrestri o di alieni, appartengono a lui, sono collegati alla sua azione. Innanzitutto è che in questo esorcismo il demonio diceva che cosa? Che i fenomeni luminosi che di solito vengono visti sono degli uranoliti, cioè dei pezzi di materiale, pezzi di pianeti, potremmo dire anche meteoriti che cadono e che prendono delle forme inusuali, che poi la mente umana, ecco, struttura attraverso degli archetipi inconsci come dei dischi volanti. Però ecco che in questi fenomeni naturali, luminosi, si inserisce l'opera malefica del Satana, del demonio, perché egli tante volte si manifesta come ombra, oppure con sembianze umanoidi, oppure con sembianze di esseri strani che assomigliano comunque agli uomini e che parlano di altri mondi e che entrano in contatto con gli esseri umani. Attenzione, non sempre questi contatti sono inventati, c'è anche chi li inventa, magari perché è un mitomane, eccetera, ma tante volte questi contatti possono essere reali, nel senso che il demonio realmente appare e si manifesta a queste persone, però non sono manifestazioni di vita aliena, di vita extraterrestre, ma sono manifestazioni demoniache, manifestazioni degli spiriti infernali. E Don Giuseppe Tomaselli dà anche le ragioni, riportandole nelle sue trascrizioni degli esorcismi, di queste manifestazioni demoniache. Perché il demonio si manifesta così? Per mettere confusione, per pensare che la Chiesa non ci dice tutto riguardo alla creazione del mondo e dell'universo, per farci pensare che la nostra fede in Dio non basta a conoscere tutta la realtà, in ultima analisi per mettere confusione. E badate bene che non c'entrano nulla alcuni ragionamenti parascientifici o pseudoscientifici che partono dal presupposto che siccome il cosmo è grandissimo, debbono esistere per forza altre forme di vita intelligenti al di fuori della Terra. Non c'entra niente questo, perché le dimensioni fisiche non sono assolutamente paragonabili o confrontabili con le dimensioni spirituali. Come dicevano già gli antichi greci, i primi filosofi, addirittura Anassimandro, se non ricordo male, lo spirito ha una dimensione del tutto diversa dalle dimensioni della materia. Per cui, per esempio, anche se noi analizziamo un tavolo, oppure una semplice monetina, questa, oppure una medaglia miracolosa, per esempio come questa, noi scopriamo che all'interno ci sono infiniti atomi. E in questi atomi
Perché non pensare razionalmente che sarebbe anche possibile o plausibile una qualche vita microscopica? Se noi consideriamo il numero degli atomi che c'è in questa semplice medaglietta, questa semplice medaglietta potrebbe apparirci come un universo immenso, così come l'universo immenso, il cosmo immenso che sta al di sopra di noi. In fondo, la teoria del Big Bang ci dice che il centro è ogni punto dello spazio compreso nel cosmo. Per cui, ecco, la dimensione fisica non dice niente in rapporto alle possibilità che la vita ha di esistere oppure no. Allora, gli UFO, quando si manifestano ed entrano in contatto con gli esseri umani, sono manifestazioni demoniache. Ma perché gli UFO vengono accostati alla demonologia? Cioè, che correlazione c'è tra gli UFO e appunto la demonologia? Allora, voglio raccontare due esperienze che in questo senso ho avuto io nel corso dei miei esorcismi, che vanno nella direzione di Don Giuseppe Tomaselli, cioè sono come una conferma del fatto che il mondo degli UFO in realtà è collegato al mondo satanico e che sono manifestazioni demoniache quelle degli UFO che si mettono in contatto con gli esseri umani. Non solo, ma tante volte poi anche questi stessi fenomeni di UFO che entrano in contatto con l'uomo degenerano poi in possessioni diaboliche. E le possessioni diaboliche possono avere anche manifestazioni di questo tipo. Il primo caso che mi è capitato, una ragazza molto intelligente che aveva fatto una vita anche un po' disordinata, che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, non solo, ma anche di spiritismo, ed era stata lontana dalla fede e che era veramente posseduta, che è stata esorcizzata diverse volte, mi riferì un'esperienza a dir poco raccapricciante, e cioè che una volta era stata rapita, o meglio, lei aveva avuto questa impressione di essere stata rapita e quasi teletrasportata, come in un ascensore gravitazionale, dentro un'astronave, e lì era stata come studiata, analizzata sul lettino da dei personaggi strani, degli umanoidi potremmo dire, un po' rassomiglianti a quelli del film Matrix, cioè persone che erano nude ma senza che fossero visibili segni di distinzione tra maschio e femmina, quindi senza organi sessuali, che avevano un tubo nero che gli usciva dalla testa, dalla nuca, e che arrivava più o meno fino ai glutei. E mi ha raccontato naturalmente con terrore questa esperienza. Ora, io sono certo nel mio discernimento che questa persona non ha detto bugie. Sono certo nel mio discernimento che questa persona è veramente posseduta. Naturalmente io non ero presente nel momento in cui lei ha fatto questa esperienza, però questo mi ha fatto accostare sinceramente nel mio discernimento l'esperienza di intelligenze extraterrestri che si manifesterebbero agli esseri umani, me le ha fatte accostare appunto ad entità demoniache, entità spiritistiche, entità di spiriti cattivi. Una seconda esperienza, durante un esorcismo, avviene di frequente questo, questa volta era un uomo, un maschio, la persona che era esorcizzata, e questa persona naturalmente negli stati di trance in cui si veniva a trovare, tante volte lo spirito cattivo si manifestava attraverso questa persona, e io entrai, come avviene talvolta,
in dialogo con lo spirito del male, sempre con l'aiuto del Signore, naturalmente mai per curiosità, ma per la sua gloria. E in quella circostanza il demonio delle volte alludeva a dei viaggi astrali, a dei viaggi tra stelle o costellazioni o gruppi di galassie, tra galassie, che gli spiriti cattivi naturalmente fanno alla velocità del pensiero. Non a caso la Sacra Scrittura definisce, per esempio nella lettera agli Efesini, capitolo 6, i demoni come spiriti che abitano nelle regioni celesti. Lì non si traduce però proprio bene che abitano nelle regioni celesti, ma che provengono dalle regioni celesti, quindi in realtà sono degli angeli decaduti, ma quando noi diciamo angeli è chiaro che alludiamo al cielo. Ora il cielo può essere inteso anche in senso metaforico, in senso simbolico, come il luogo dell'abitazione di Dio, come ciò che sovrasta la dimensione materiale del cosmo, ma può intendersi anche come cielo stellato, cioè come il cosmo anche negli interstizi tra una galassia o tra un gruppo di galassie, tra astri, insomma sono cose molto difficili da dire, ma in quella circostanza il demonio mi confessò che tante volte egli viaggiava attraverso gli spazi astrali con la velocità del pensiero e che egli talvolta si manifestava anche come entità extraterrestre. Quindi gli UFO fanno parte della cultura New Age? Bisogna stare attenti a che cosa? Innanzitutto all'insalata russa delle spiritualità, delle religioni e delle credenze. C'è nel nostro tempo una moda, una vera e propria tendenza, che poi coincide un po' con l'impostazione New Age, a fare un minestrone di elementi diversi che provengono da diverse tradizioni religiose, da diverse fedi, da anche credenze pseudoscientifiche. E allora che cosa si fa? Si mette le apparizioni della Madonna insieme alle apparizioni degli extraterrestri, si collegano gli UFO con le religioni orientali, la reincarnazione con le possessioni, insomma c'è un credere senza appartenere, to believe without belonging, dicono gli inglesi, cioè un credere senza appartenenza, ed è uno dei tratti caratteristici della nostra cultura relativistica, no? Quante volte Benedetto XVI si è scagliato contro il relativismo, che è proprio della nostra epoca. Quindi ognuno si fa una religione a suo uso e consumo, come se andasse a un supermercato del sacro, o come fosse un suo vestito cucito su misura, e quindi si mettono insieme pezzi di fede cattolica con pezzi di altre religioni, ma tutto ciò che fa riferimento agli UFO, a prescindere dai fenomeni luminosi che si devono analizzare per vedere che cosa sono, no? Possono essere anche meteoriti, pezzi di pianeti, insomma, che cadono e si distruggono, si incendiano nell'atmosfera. A prescindere da quelli, quando c'è qualcosa di più elaborato che assomiglia quasi a una religione, si può essere sicuri che sono fenomeni e manifestazioni demoniache. Non solo, ma bisogna stare attenti a non pensare di poter conciliare il cristianesimo con la credenza che la vita possa esistere anche al di là della terra, perché il cristianesimo non ci parla di una vita extraterrestre, materiale. Ci parla sì dell'esistenza di altri esseri, ma questi altri esseri sono angelici, cioè spirituali, non sono esseri umanoidi. In conclusione, quindi, i cattolici devono avere il massimo della prudenza quando si accostano all'argomento degli UFO,
Sicuramente è confidarsi della scienza, ma non rincorrere teorie pseudoscientifiche o parascientifiche che debordano poi in forme di religione sincretistiche, cioè che mettono insieme il tutto o che mescolano indebitamente la scienza con la fede. Scienza e fede non sono mai in contraddizione, perché la scienza in realtà ci dice il come delle cose, la fede ci dice il perché. Però neanche, pur non essendo in contraddizione, non si devono neanche sovrapporre e mescolare indebitamente. Sono come due binari, o meglio, come i binari del treno, in cui ci sono i due ferri che non si devono mai sovrapporre, neppure si devono allontanare mai, perché il treno possa camminare. Nei binari le due rotaie non debbono né avvicinarsi troppo e sovrapporsi, né allontanarsi troppo, perché in entrambi i casi, quando la fede deborda nella scienza o la scienza deborda nella fede, ci sono sempre conseguenze negative. Massima prudenza invece quando si parla di extraterrestri che hanno cercato di mettersi in contatto con esseri umani, perché o sono mistificazioni, cioè invenzioni, oppure sono cose molto pericolose che iniziano magari con gli extraterrestri e finiscono con i diavoli, iniziano tra le stelle e finiscono nell'inferno. Massima prudenza. E grazie Don Antonio di essere stato anche oggi con noi, grazie per la tua disponibilità. Allora Rita, ti saluto e speriamo che possa aiutare un po' questo video, anche perché la mia esperienza, ma l'esperienza degli esorcisti, è molto preziosa per tentare un discernimento di tutti i fenomeni che avvengono in questo mondo complesso in cui viviamo. Il mondo in cui viviamo è complesso, ma ripeto, il demonio, quando è costretto dalla grazia di Dio, dice la verità, non perché la vuole dire, ma perché è costretto. E appunto, almeno un paio di volte a me ha detto, ha sottolineato questo collegamento tra lui, la serpe antica, il mostro infernale, e le manifestazioni di extraterrestre e UFO. Un'altra volta invece, era un 14 agosto, un anniversario della mia ordinazione, io facevo un esorcismo e si manifestò San Massimiliano Kolbe, qui lo vediamo, c'è una piccola reliquia sua, e durante gli esorcismi si manifestano anche i santi qualche volta, e questo santo straordinario, innamorato della Madonna, costrinse il demonio a dire che quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, la massoneria sarà sconfitta, non ci sarà più come potenza nel mondo occidentale, e che la società ritornerà ad essere cristiana, non per forza come è stata nei secoli passati, ma liberamente, perché la maggior parte delle persone diranno il loro sì gratuito, libero, volontario alla chiamata di Dio. Ciao Rita, Dio benedica il mondo e doni la pace a tutti, soprattutto nella guerra tra Russia e Ucraina. E grazie a tutti voi di essere stati con noi, vi invito di continuarci a seguire nei nostri canali social e di iscrivervi al nostro canale Telegram, tra l'altro ne approfitto, troverete il santo del giorno, i video racconti di Don Antonio nel nostro appunto canale Telegram. E grazie a tutti voi di essere stati con noi.